Allora, benvenuti, benvenuti. Siamo anche qui questo sabato per stare un po' di tempo insieme e questa volta sulla pagina della Procura, non su quella della provincia, perché l'argomento di oggi è strettamente legato alle nostre missioni estere. Appunto abbiamo un ospite di eccezione questa volta che è Padre Antonio Messeri. Ciao, Padre Antonio. Ciao a tutti. Che si trova in Uruguay. E quindi questo sarà proprio l'argomento di questo tempo che passeremo insieme. Parleremo dell'Uruguay, parleremo dei progetti che portiamo avanti in Uruguay e anche tutto il lavoro che gli oblati fanno in terra uruguagia. L'Uruguay non è più da poco tempo una missione della nostra provincia perché è nata una nuova provincia che racchiude alcuni paesi dell'America Latina, però noi seguiamo sempre molto da vicino tutte le vicende della missione in Uruguay perché abbiamo tanti missionari italiani presenti sul posto e anche del territorio spagnolo della nostra provincia. Quindi ci piace adesso fare un po' un tuffo in questa realtà lontana, lontana da noi, ma anche vicina in fondo. Allora, io intanto ringrazio quelli che stanno iniziando a seguirci e dico a tutti, come sempre, di commentare, di fare domande senza problemi, noi più tardi potremo rispondere. Allora, intanto abbiamo qui con noi Padre Flavio, che è il Ciao. coordinatore delle missioni della nostra provincia. Ciao, Padre Ciao, Flavio. ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. E come dicevo, c'è qui Padre Antonio. Padre Antonio è originario della provincia di Firenze e sta in Uruguay in missione dal 2003. Allora, Padre Antonio, raccontaci un po' di te, che cosa fai, che cosa. Bene. Allora, un saluto a tutti, sono contento di poter condividere con voi questo momento e per anche raccontarvi un po' quella esperienza che viviamo qui in Uruguay. Siccome ci sono anche tanti amici che ci seguono dall'Uruguay, farò un saluto Mi sa che l'abbiamo perso. Lo stiamo perdendo. Padre Comunque è rimasto sorridente. Antonio? L'importante è questo. Vabbè, adesso lo libereremo sicuramente. Allora, intanto aspetta, facciamo così. Padre Flavio, vuoi dire qualcosa tu nel frattempo, così vediamo se lo recuperiamo. Sì, va bene. Intanto ancora buongiorno a tutti e a tutti quelli che ci seguono. E speriamo di essere parecchi perché per le varie attività della Procura c'è un nutrito gruppo di persone, di gruppi, di parrocchie, di amici. Ecco, l'altra volta dicevo che chi lavora alla Procura, il primo gruppo che lavora alla Procura sono gli amici delle missioni che siete tutti quanti voi, tantissima gente in Italia e in Spagna. E questo è bello perché insomma, vuol dire che c'è ancora passione e interesse per questa gente, questi popoli dove lavorano missionari oblati di Maria Immacolata, italiani e spagnoli, ma se penso al Senegal, adesso sono tanti senegalesi e questo è bello, quindi è giusto e importante anche poter dare una mano ai nostri missionari oblati senegalesi perché fanno ancora parte della provincia mediterranea. Oggi dovremmo parlare un pochino di progetti vari che si portano avanti da parte della Procura nelle nostre missioni, in modo particolare in Uruguay, se Padre Antonio riesce a rimettersi in contatto in linea e in internet con noi. Fosse stato in Senegal, la causa poteva essere che manca la corrente, perché negli ultimi anni, quando ero a Dakar, praticamente avevamo corrente 10-12 ore al giorno e il resto poi non sapevi mai quando c'era e quando non c'era, insomma. Boh, speriamo che torni. Quindi, Quindi se oggi parliamo. forse il problema dei collegamenti con le nostre missioni è proprio questo, che
Sì, infatti, infatti. difficoltà sia dei collegamenti, delle connessioni dati che dei collegamenti alla rete elettrica, quindi un po'. Sì, guarda, sono problemi, sì, d'altra parte. Boh, se devo dire qualcosa in generale, poi Padre Antonio dirà qualcosa dell'Uruguay, ecco, Come se è se l'abbiamo tornato. superato? Sì, vedo che si muove, quindi a questo punto mi Vai, diamo la parola o continuo io? vai, continua tu che, e poi gli ridiamo la Sì, parola. allora io dico qualcosina un po' in generale, poi casomai troveremo una formula, una modalità, un tempo anche per quello che succede in Africa da parte della Procura. Do un dato, il dato è che l'anno scorso, 2019, attraverso la Procura delle Missioni sono stati seguiti 33 progetti. Non è un'enormità, però quando Francesca e Melina della Procura mi hanno detto, perché ho chiesto, ma in fin dei conti quante realtà seguiamo? 33, io mi sono stupito perché è un bel numero 33. In questo 33 vuol dire progetti che si sono completati, realizzati nel 2019, magari erano iniziati 1 anno, 2 anni, 3 anni prima, magari la costruzione di una scuola, di una scuoletta. Progetti che magari sono iniziati nel 2019 e sono terminati, può essere un pozzo, e progetti che magari sono iniziati nel 2019 e che stanno ancora continuando, però purtroppo anche nei nostri paesi di missione a causa di questa pandemia si è un po' bloccati. Quindi 33 progetti dove ci sono tante persone in Italia, Spagna, gruppi come dicevo prima, parrocchie che si impegnano, si danno da fare con tanta fantasia, veramente con tanta fantasia per raccogliere fondi per questi progetti. Io oggi dovevo essere a Capua alla festa di primavera, dove ogni anno, quest'anno sarebbe stata l'11ª edizione, dove un gruppo di 300 persone, fra avvocati, giuristi, chi più ne ha più ne metta, insomma, si ritrovano a un pranzo e poi interessati di quello che facciamo, finanziano un progetto o una parte di un progetto. Domani sarei dovuto essere a Somma Vesuviana, dove il gruppo Smile for Two avrebbe dovuto fare la sua performance teatrale, e molto bello l'anno scorso, dove parlavano di Dante Alighieri a Napoli, una cosa stupenda, spettacolare. Io veneto, ascoltarmi Dante Alighieri a Napoli è stato veramente bello, bello, bella la storia, con molta, molta fantasia anche lì. E anche loro, questo gruppo aiuta da tanti anni la realtà Salute Santé di Faremi in Guinea-Bissau. Quindi, dicevamo allora, tutti questi progetti con tanti gruppi che ci danno una mano, progetti talvolta grossini, quando dico grossini, grossi, anche parliamo di 70, 80, 100 e qualcosa più 1000 euro. È chiaro che raccogliere una somma così per un solo progetto in 1 anno è difficile, oramai in 2 anni, 2 anni e mezzo, 3, questo può essere una scuola. Progetti, penso, negli anni, ma tuttora, soprattutto in Senegal e Guinea-Bissau, la necessità dei pozzi, perché nei villaggi non c'è l'acquedotto e l'acqua la si trova solo attraverso i pozzi, talvolta scavi a 20-25 metri. L'ultimo pozzo che abbiamo realizzato, l'acqua stava a 65 metri di profondità. Ora voi immaginate l'omino che scava il pozzo a mano che scende fino a 65 metri di profondità per poter dare acqua ad un villaggio. Penso ai nostri progetti salute, due in modo particolare, quello di Farim, dove c'è Fratel Benoit, un progetto molto molto bello, dove tanta gente in Italia, in Campania, Passirano, anche del nord Italia, ma anche tanti, tanti altri, insomma, si sono dati da fare negli anni e continuano. Penso al progetto nella missione di Tamento, dove io stavo 20 anni fa, che è iniziato in quegli anni, continua, si è allargato dal semplice pronto soccorso dispensario, poi è stata messa la maternità e ora da 1 anno o 2 c'è anche un laboratorio analisi. E una farmacia. Voi direte: ma un laboratorio analisi, una farmacia. Se voi pensate che la farmacia più vicina a questo luogo dove sta questo pronto soccorso, dispensario, maternità, farmacia, laboratorio, il luogo più vicino è a 140 km. Quindi la farmacia più vicina è a 140 km, il laboratorio analisi è più vicino a 140 km. Vuol dire che si fa un servizio anche bello, importante per questa gente e anche per tanta, tanta altra gente. Vorrei citare in modo particolare, ma io non
non mi metto a far nomi perché poi dimentico sempre qualcuno. Dico solo che in Italia sono tante le realtà che si impegnano, dicevo prima, parrocchie, da Aosta a Palermo, giusto per comprendere un po' le parrocchie dove sono gli oblati in Italia. Tanti gruppi, da Mazara del Vallo, Agrigento, a Onè di Fonte, Passirano, Pavia, Alessandria, e in tutta l'Italia ci mettete Firenze, la zona romana, la Campania, che è tantissime realtà, la Calabria, Pescara, insomma, un po' tutti, tanti, tanti, veramente tanta, tanta, tanta gente, e io li ringrazio perché sono i protagonisti della procura delle missioni. Però vorrei ricordare in modo particolare la Spagna, perché la Spagna storicamente non ha mai avuto una procura delle missioni. Allora, dal 2012 la provincia mediterranea è composta dalle ex province di Spagna e di Italia, poi ci vanno appresso la Romania, il Senegal, il Sahara occidentale, Venezuela, eccetera. E però in Spagna stanno facendo veramente cose belle, in questi anni hanno fatto cose belle di animazione missionaria, molto belle, molto, molto importanti. A giugno sarei dovuto andare al Festival Missionario a Madrid, ad Aluce, non ci sono stato l'anno scorso, mi ero ripromesso di andarci quest'anno perché attira tanta, tanta, tanta gente, con molte attività, e poi i fondi che raccolgono sono per un progetto, evidentemente. Quindi cito la Spagna con le varie realtà che hanno, da Malaga a Valladolid, passando per Madrid. Insomma, non sono molti gli oblati in Spagna. Abbiamo delle persone che la procura di Spagna si danno parecchio da fare, e io veramente le ringrazio a nome di tante missioni, di tanti missionari, e soprattutto della gente che sta nelle nostre missioni. Ecco, mi fermerei un po' qui, poi ecco con Antonio, sì, poi ci entriamo un po' di più. Vedo che stai bevendo, Antonio. Antonio. Il mate. Sto bevendo il mate, soprattutto con questo freddo che comincia, è da una settimana che perlomeno la mattina sono 5-6 gradi, e quindi fa bene un po' anche a scaldare tutto il corpo. In Italia abbiamo conosciuto meglio il mate dal momento in cui abbiamo visto Papa Francesco bere il mate in Piazza San Pietro. Però magari spiega un attimo che cos'è, perché magari non è detto che molti lo conoscano, visto che è una cosa proprio tipica dell'Argentina. Sì. Il mate è questa infusione con questa gerba mate che si mette in questa zucca, no? E poi piano piano si versa l'acqua calda e si beve. Generalmente il mate si beve in compagnia, però in questo periodo non si può, perché non si può passare il mate da una bocca all'altra, no? E quindi siamo costretti a berlo soli, come molte cose si stanno facendo ora, no? Da soli, chiusi in casa. Perché anche qui il problema del coronavirus è importante. Non è tanto come in Italia, però è una realtà abbastanza difficile a livello di salute, ma anche a livello economico, no? Non sono molti i casi fino ad ora, circa 700, sono morte 19 persone, però la situazione del paese ora, in queste settimane, si sta riaprendo un poco gli uffici pubblici, però è difficile, no? Prima, quando si è interrotta la linea, ci stavi dicendo che c'è qualcuno lì che ci sta seguendo. Volevi salutare? Sì, volevo salutare un po' le persone più vicine a noi oblati, delle nostre parrocchie e anche dei centri educativi. Ieri ho mandato un avviso un poco a tutti dicendo che c'era questa diretta sull'Uruguay, sui nostri progetti educativi, e quindi per condividere anche con loro la nostra esperienza. Gli ho detto che avrebbero capito bene, perché certamente io parlerò mezzo italiano-spagnolo,
perché non sempre mi usciranno le parole italiane, però è una diretta internazionale, no? E quindi sono contento anche di essere accompagnati, no, da tutti i nostri amici qui dell'Uruguay. Senti, raccontaci un po' della realtà dell'Uruguay, sia un po' il contesto, perché comunque è una realtà che è abbastanza distante da quella italiana, anche se bene o male ormai con i mezzi di comunicazione si sanno abbastanza cose del resto del mondo, però facci conoscere un po' di più la realtà dell'Uruguay e anche il lavoro che gli oblati fanno in Uruguay. Sì, bene. Come disse Papa Francesco quando è stato eletto Papa all'inizio, i cardinali sono andati a prendere il Papa proprio alla fine del mondo, no? E davvero, se ci pensiamo, l'Uruguay è lontano. Tutte le volte che faccio vedere il mappamondo ai miei genitori, no, dicendogli quanto sono lontano, mi dicono che magari anche l'Australia è un po' più vicina, però siamo lì a queste distanze, no? E quindi siamo nell'emisfero meridionale, nell'emisfero sud, e in questi giorni sta cominciando il freddo, no? Ancora non siamo nell'inverno, quindi bisogna metterci un poco nella realtà dell'Uruguay. E erano cominciate le scuole i primi giorni di marzo, però con con il problema del coronavirus state chiuse, no? La presenza degli oblati in Uruguay comincia nel 1930, e molti degli oblati, i primi oblati, venivano dalla Spagna, accompagnando tanti emigranti. Si sono uniti anche alcuni italiani, altri francesi della provincia della Germania, e hanno cominciato a lavorare prima nel nord dell'Uruguay, nella diocesi di Salto, poi sono arrivati a Montevideo al finale degli anni 30, e nella zona sempre del nord della diocesi di Tacuarembó, dove c'erano le nostre famose comunità che molti conoscono, di San Gregorio di Polanco, di Achar, Passo de los Toros, dove la gente davvero ci vuole tanto bene, anche se adesso non ci siamo più. La presenza oblata in Uruguay è stata anche in altre regioni, nella parte occidentale, confine. Finito. Sto perdendo di nuovo. Ahia la miseria. Eccolo. Ci sei? Non c'è. La cosa bella è che la prova tecnica di ieri ha funzionato bene. Il Brasile, la zona di Rio Branco, al quale aprire da Montevideo, e anche la missione dove sono attualmente, nella zona di Playa Pascual. Quindi dagli anni 80 sono arrivati molti oblati italiani, perché dopo l'espulsione dal Laos, molti degli oblati che si trovavano in Laos sono venuti anche in Uruguay, quindi negli anni, fine anni 70. Ecco, negli anni 80 una presenza un poco più forte nella zona sud, e si sono create altre comunità, Playa Pascual. Negli anni 2001-2002 è stata aperta anche la nostra comunità a Libertà, e 5 anni fa abbiamo aperto l'ultima comunità a Rodò, che è una zona quasi al confine con limite con l'Argentina, la parte occidentale. E come dicevi te, dal 2017 abbiamo formato una nuova provincia,
no? Con unendo le realtà dell'Argentina, del Cile e del Paraguay. E quindi facciamo parte ora della provincia Croce del Sud, che è la stella polare, no? La costellazione che illumina le notti dei navigatori e dà l'orientazione, no? Quindi il lavoro degli oblati è stato all'inizio nelle campagne, dove c'erano villaggi davvero lontani, si facevano le visite a cavallo, le parrocchie di San Gregorio de Polanco, di Achar, di Passo de los Toros contavano con circa una trentina di zone che i missionari visitavano continuamente. Adesso la missione è un po' diversa, non andiamo a cavallo, no? Però ci siamo resi conto dell'importanza anche di un'azione sul campo educativo. Per questo anche sono nate nella nostra missione queste iniziative, no? Di accompagnare i giovani, accompagnare i bambini, accompagnare i ragazzi, no? Non solo nei gruppi, sennò anche a livello educativo, no? Quindi, tu stai al Cerro, che è la periferia della capitale. Ora in questo momento sono nella parrocchia di Playa Pascual. Sono stato tanti anni nel Cerro. Sì. È vicino. Che tipo di situazione sociale c'è in queste zone? La zona generalmente dove siamo presenti noi oblati, quando arriviamo cerchiamo o anche i vescovi ci danno delle zone un poco più difficili, no? Perché noi siamo i missionari delle realtà un poco più difficili. Nosotros quando abbiamo cominciato la nostra missione nel Cerro, in Montevideo, nella periferia, erano campagne. Piano piano è stata popolata questa zona. Sono quartieri, diciamo, di operai, lavoratori, che a volte con difficoltà riescono a vivere la loro vita, no? Io quando sono stata in Uruguay una decina d'anni fa, sono rimasta molto colpita dal livello di insomma povertà materiale anche che ho trovato, perché sinceramente non pensavo, quando in genere pensiamo ai paesi poveri del mondo, noi pensiamo soprattutto a molti paesi dell'Africa, no? Perché sono quelli che vediamo in televisione, però poi non so, in altre come l'abbiamo perso di nuovo. Antonio? Sì. Mi senti? Sì, ci sono. Ok, no, sì. Stavo dicendo che quando sono venuta in Uruguay sono rimasta molto colpita dalla povertà materiale che ho trovato, no? Perché magari nell'immaginario collettivo non hai tanto l'idea di alcuni paesi dell'America Latina, no? Invece l'impatto con la realtà poi concreta mi aveva colpito molto, perché appunto vedere case, diciamo, della gente comune che in condizioni abbastanza povere faceva un po' impressione, no? Noi siamo stati a dormire dalle famiglie, effettivamente le famiglie che ci ospitavano erano quelle che avevano la possibilità di ospitarci nonostante avessero la possibilità di ospitarci, erano comunque famiglie molto modeste, no? Senza il riscaldamento, cioè c'era una signora che mi ha ospitato che non aveva il riscaldamento, non aveva l'acqua calda d'inverno, e questa cosa mi aveva particolarmente colpito, no? Quindi c'è tutto una situazione che è di povertà materiale,
ma anche di povertà in qualche modo culturale, di valoriale. Voi il lavoro che fate è un po' anche di, per questo diciamo il fulcro di questo nostro dialogo oggi è quello dell'educazione. Il lavoro che voi fate è in qualche modo un lavoro educativo per la gente. Sì, per questo abbiamo visto l'importanza di lavorare nell'educazione, no? Non siamo specialisti dell'educazione, magari anche altre congregazioni, però abbiamo visto i bisogni anche della zona. Quindi Finché lo ritroviamo, intervengo io. negli anni 50. È stato visto il bisogno di aprire un po' più tardi. Abbiamo visto che era necessario lavorare anche con le famiglie dei bambini più piccoli. Abbiamo visto la necessità di lavorare con gli adolescenti. E quello che ci spinge è quello che diceva il nostro fondatore: aiutare le persone ad essere prima di tutto persone. Non vivere una vita dignitosa, poi cercare di aiutarli a essere cristiani, no? A incontrarsi con l'amore di Gesù e poi il cammino di santità. Quindi quello che viviamo anche attraverso l'educazione è certamente un'azione completa, no? Cercare di aiutare la crescita e lo sviluppo anche umano, soprattutto stando vicino alle persone più bisognose, no? E a volte uno pensa la scuola, sì, la scuola anche molte delle famiglie che partecipano dei nostri progetti sono famiglie umili, no? Bassi redditi, a volte scarsissimi, e quindi li aiutiamo anche nel nostro contesto, no? Lì dove viviamo. Certamente ora già sono 17 anni che sono qua in Uruguay e davvero quando faccio il viaggio tra l'Italia e l'Uruguay, per me poi è uguale, no? Vivere in Uruguay, vivere in Italia ormai per me è questa la situazione, quindi non riesco tanto a vedere la differenza, no? Perché per me è normale, però a volte sì, no? Sento la difficoltà che vive la gente. Le nostre zone sono zone di periferia, anche dove sono io ora non è Montevideo, è una zona a 30 chilometri, però molte delle persone vanno a lavorare a Montevideo, una zona quasi dormitorio, dove la gente viene, costruisce la sua casetta un po' alla volta e poi cerca di trovare un impiego, un lavoro, no? Per poter vivere. Però certamente ancora si vedono nelle nostre zone, nelle zone periferiche, questi quartieri nuovi che si chiamano asentamientos, qua dove le persone occupano una zona e cominciano a costruire le loro casette, prima Oggi va così, che dobbiamo fare? Vabbè, siamo in capo al mondo. La cosa bella è che non abbiamo voluto fare quella col Venezuela perché avevamo paura che ci fossero problemi di collegamento. Forse andava peggio, col Venezuela. Io l'anno scorso ero stato in Uruguay, il mese di agosto, pieno inverno. Confesso che dopo tanti anni d'Africa, per me l'altro anno è stato molto difficile l'inverno qua in Italia. Infatti ero sempre
col maglione, col giubbotto, attaccato ai termosifoni qui dove sto, dove vivo, insomma, alla procura delle missioni. E andando in Uruguay ho patito un freddo, ma un freddo, ma un freddo, un freddo. Anche l'umidità e tutto, ma perché? Quindi immaginatevi la gente. Allora ho chiesto ad Antonio, a padre Mario Gazzola, dico, ma santo di Dio, ma voi non le riscaldate le case? E la risposta è stata, io lì non ho più detto niente e non mi sono più lamentato, la risposta è stata, tanta gente non può permettersi di comprarsi la legna o il gas per riscaldare la casa. E quindi anche noi viviamo più o meno ai livelli, vorremmo vivere più o meno ai livelli della gente. Quindi pativano il freddo, ho patito il freddo pure io, perché la gente non può permettersi... Io li ho ammirati molto i nostri oblati lì in Uruguay. Fra l'altro c'è ancora un oblato dello Zambia che credo stia, fra l'altro, lì con padre Antonio, mi pare si chiami Con Hill, se non vado errato, che pure lui pativa il freddo come me. Cioè, aveva un giubbotto, aveva le spalle come i giocatori di baseball americani, le spalle larghe 4 metri, quindi per coprirsi. No, mi ha fatto molto piacere. Poi è vero che le realtà dove siamo noi, lì nel Cerro, a 25-30 km da Montevideo, cioè, ma noi ce le cerchiamo sempre noi le realtà più sgangherate, più quelle messe peggio, perché veramente dove andiamo, dove iniziamo, penso anche a Dakar, dove sono stato parroco per 10 anni, sì, però 30 anni fa lì c'era niente, assolutamente niente. Penso ad altre missioni, cioè, noi proprio ce le cerchiamo queste situazioni, però fa parte di noi, fa parte di quello che siamo, fa parte di quell'essere audaci, come ci dice Sant'Eugenio. In fin dei conti, di cosa siamo specialisti noi, non lo so, chi parla bene fa tante belle meditazioni. Io credo che noi siamo specialisti nel senso che dove siamo e dove i vescovi ci chiamano, dove la realtà, la gente ci chiama, cerchiamo di dare delle risposte e quindi di rispondere a dei bisogni che ovviamente... C'è un bisogno di fede, di spiritualità, è chiaro che si cerca di dare una risposta a questi livelli, perché è importante, siamo lì per questo. Io non sono un volontario ONG, sono un missionario oblato di Maria Immacolata, lo ribadisco sempre, la priorità per me è il Vangelo. L'anno scorso l'ho detto all'Università di Tor Vergata, davanti a 500-600 studenti universitari, che si sono tutti meravigliati, il rettore magnifico pure, eccetera. Dico, questa è la realtà. Io sono missionario oblato di Maria Immacolata, in primis Gesù Cristo il Vangelo. Chiaro che poi Gesù Cristo apre gli occhi, e ti apre gli occhi e vedi la gente che sta intorno a te e cerchi di dare delle risposte. Talvolta sono delle risposte grandi, riusciamo a fare qualcosa anche veramente di bello. Penso agli oblati in giro per il mondo. Noi non siamo una potenza enorme come certe altre congregazioni, però penso che abbiamo fatto storia di chiesa, storia di società, e con belle risposte in molti, 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 molti livelli, insomma, quindi lì dove stanno i nostri nel Cerro, la periferia dell'Uruguay è, sì, una realtà, diciamocelo chiaramente, misera, basta vedere le stradine, basta vedere le casupole, basta vedere la gente come veste, basta vedere, insomma, cosa offrono i negozi, quel poco che possono offrire. Basta vedere tutta questa gente per strada che, insomma, cerca lavoro, purtroppo. Padre Antonio accennava, ed era anche per questo che volevamo averlo oggi in collegamento, alle realtà educative che ci sono in Uruguay, che sono anche abbastanza importanti. Sono, allora, in questa parrocchia, alla periferia di stavo per dire di Dakar in Senegal, dove stavo io, di Montevideo, dove parroco padre Luigi D'Angelo, mio carissimo amico di Messina, col quale abbiamo vissuto un po' di anni insieme, e ci sono queste due realtà, secondo me, molto importanti. Adesso io non ho tanti numeri alla mano. Una, la realtà del collegio San José,
e quindi scuola primaria, scuola elementare, e l'altro è il progetto Talita Cum, entrambe esistono ormai da diversi anni. Del collegio San José mi ha colpito, cioè, a parte il fatto che insomma, con Padre Antonio e con i nostri oblati abbiamo potuto visitare, perché insomma siamo di casa, quindi però non volevamo neanche mettere piede più di tanto perché c'erano professori, insegnanti, insomma il minimo giusto per salutare, per chiedere qualcosa, insomma, quindi più di tanto non abbiamo voluto. Mi ha colpito sì, tutta questa realtà giovanile, questi bambini, questi ragazzini che frequentano questo collegio San José. Si potrebbe dare una mano, l'abbiamo data, mi pare, a ottobre-novembre scorso, anche per migliorare un po' la struttura muraria, colore, eccetera. Insomma, si potrebbe fare qualcosina anche da questo punto di vista. E essendo in una società incredibilmente laica in Uruguay, perché è forse il paese più laico al mondo, quando sono arrivato in Uruguay mi hanno detto: mi raccomando, qui c'è la chiesa, d'accordo, però Dio non esiste, quindi non metterti in testa di parlare di Dio fuori per le strade, perché non è come in Africa dove tutto è pregnante di religiosità, che sia tradizionale, che sia musulmana, che sia cristiana, che sia quel che sia. No, semplicemente lì Dio non esiste. Se pensate a Montevideo, l'unico simbolo, l'unico segno religioso è una grande croce che hanno lasciato quando è passato Giovanni Paolo II, quando è stato lì tanti anni fa. Ma l'hanno lasciata come segno della visita di una personalità importante, famosa, quindi un fatto culturale, ma di religioso no. Vai fuori Montevideo, sì, trovi dei segni così, però lì la fede tu la vivi dentro le mura della chiesa, dentro le mura dell'oratorio, se c'è, dentro le mura di casa tua, però fuori non se ne parla proprio, Dio non esiste. Allora, mi ha colpito che a questo collegio San José, scuola elementare, non so se c'è anche altro, se Antonio torna in linea ce lo dirà. Però il mattino, io il mattino, quando ero lì a Montevideo, andavo perché mi piaceva, la realtà scolastica mi piace, andavo un po' prima delle 8 e vedevo i bambini che arrivavano accompagnati dal papà, dalla mamma, e c'erano 10 minuti di preghiera, proprio 10 minuti semplici. Una mattina ero un insegnante, un'altra mattina un altro insegnante, un'altra mattina un insegnante donna, eccetera. Dopo 10 minuti, un passo del Vangelo, un brevissimo pensiero, un Padre nostro, un'Ave Maria, poco altro, credo, insomma. Mi è stupito perché non c'erano solo i bambini, il corpo docente o chi lavora alla scuola, ma si fermava anche il papà o la mamma che accompagnavano i bambini. E alla fine di ogni momento di preghiera, vedere questi uomini, queste donne, che in un paese dove Dio non esiste, eppure lì un Padre nostro lo dicevano insieme ai loro figli, insieme a tutti quanti, tutti quelli che stavano lì. Quindi, insomma, un segno dentro le mura, sempre però scolastiche, che questa volta c'era, ecco, molto, molto bello. Lì vicino c'è il centro Talita Cum, dove ci lavorano sempre i nostri, con gente del posto, evidentemente. C'è anche Andreina delle Comi. Cooperative, completamente Esatto, sì. E poi ci sono, credo siano ancora lì, quattro ragazzi volontari, questa volta del Comi ONG. Ne hanno quest'anno quattro, il Comi ne ha quattro in Senegal, facciamo un po' di pubblicità al Comi, quattro in Senegal, quattro ragazze, capofila è una certa Eugenia di Grottaferrata qua vicino Roma, che non vuole più tornare in Italia perché dice: cioè, io ormai ho messo radici qui. E invece lì in Uruguay c'erano tre ragazze e un ragazzo, felicissimi di quello che potevano fare in questo centro Talita Cum. Per Io dirla qui in approfitto breve, in questo centro Talita Cum, dimmi. per fare soltanto un accenno, no? Purtroppo il tema del volontariato internazionale in questi giorni è un tema molto caldo, perché chiaramente con tutta la vicenda di Silvia Romano ci sono stati
discussioni e polemiche di ogni tipo su questo argomento, no? Però volevo giusto spendere una parola sull'importanza anche, no, del volontariato internazionale, sull'importanza del lavoro e del servizio che fanno questi ragazzi che partono e vanno, chiaramente attraverso gli enti, le istituzioni, delle strutture certe, sicure e ben organizzate, non così alla cieca, no? Però, cioè, ricordiamo che comunque è un servizio davvero importante che fanno. Alcuni vanno anche non necessariamente retribuiti, questi, vabbè, questi che fanno il servizio civile sono anche un po' retribuiti, però anche noi ogni anno, quest'anno purtroppo mi sa che ci salta, però ogni anno facciamo un'esperienza di viaggio missionario all'estero, che è un'esperienza molto bella sia per le persone che partecipano al viaggio, sia per i missionari che ci accolgono. Quindi forse padre Flavio, tu hai fatto anche diversi, sei stato anche da tutte e due le parti, sei stato sia un accompagnatore di viaggi che uno che ha accolto i viaggi missionari, no? Tu come l'hai vista questa presenza di ragazzi, di giovani e di adulti che vanno un po' in giro a fare questo volontariato? Ma guarda, io parlo molto onestamente perché chi mi conosce sa cosa penso di questi viaggi e non vorrei, comunque non vorrei dilungarmi troppo. Io penso che sia un'occasione, è una grande occasione per conoscere un'altra realtà. Però premetto che chi pensa di fare uno di questi viaggi, togliamoci dalla testa l'idea di andare lì a fare chissà che cosa. Perché a me quando mi chiedono, dice, ma cosa possiamo fare? Dico, guarda, non abbiamo cambiato il Senegal noi in 40 anni, vuoi cambiarlo tu in 2 settimane? Cioè, adesso non è che non abbiamo cambiato, perché abbiamo fatto qualcosa di importante. Io credo che il valore di queste esperienze, di questi viaggi missionari, sia innanzitutto di condividere e di capire, di scoprire cosa vivono i nostri missionari altrove, in altre terre. Per me, nei miei 26-27 anni d'Africa, in Camerun e in Senegal, è sempre stato un piacere ricevere amici, persone che non conoscevo, gruppi di questi viaggi missionari e poter passare tempo con loro e vedere loro, dar loro la possibilità di vedere, di capire cosa facevamo come fede, discorso religioso, come aiuti a livello sociale, quindi quello che si poteva portare avanti. Quindi credo che il valore sia non tanto il pensare di andare lì per fare chissà che cosa, ma di andare, di scoprire, di avere anche quell'umiltà di dire, di capire, di scoprire. In fin dei conti si tratta di un'altra cultura che non è la nostra. Si tratta di vivere la stessa fede, ma in maniere diverse. Si tratta di incontrare altra gente, altre persone che possono arricchirti. E tanta gente, quando è venuta a trovarmi, mi ha detto alla fine, prima di tornare in Italia, mi diceva: guarda, tu quando tornavi in Italia ci hai fatto vedere 30 anni fa le diapositive, poi cosa c'era, il Super 8, poi non so cos'altro, poi le foto, però bisogna venire qui per vedere e per capire. E si parte sempre più ricchi di come si è arrivati. Quindi credo che sia veramente una grande opportunità di poter scoprire, vedere, capire. Poi un qualcosa da fare c'è sempre, qualcosa da fare c'è sempre. Non è che non ci sia da fare, il nostro contributo possiamo sempre darlo, non è che non ci sia. Però il poter partire, andare lì e avere nel cuore il fatto che vai alla scoperta e tornerai sicuramente più ricco di prima. Credo che la maggior parte delle persone fa questo. Io. Noi siamo in pochi, cioè la nostra provincia è in luoghi relativamente sicuri, non sono luoghi particolarmente a rischio, no? Come altre zone del mondo, il Senegal, la Guinea, Sì. l'Uruguay, no? E in questi anni, attraverso di noi, attraverso la Procura, hanno avuto la possibilità di fare un'esperienza bella anche tante persone.
che si sono offerte per fare un servizio. Per esempio, abbiamo avuto questo ragazzo dell'Università di Tor Vergata che ha fatto questa esperienza in Guinea, mi sembra, no? Centro pediatrico. A Farim, esattamente a Farim, Pietro Bica. Sì. Che ha portato una professionalità, perché lui era studente di medicina, se non mi sbaglio. Esatto, sì, sì. E ha portato un aiuto concreto, ma ha fatto un'esperienza anche lui, in realtà, no, su questa cosa. Ma anche altri che si mettono a servizio, per esempio penso agli amici della zona di Brescia, che costruiscono le infrastrutture e vanno a montarle lì di persona sul posto, no? E quindi forse possiamo anche dire che chi vuole mettersi a servizio in qualche modo un posto lo trova, nel senso che ognuno di noi qualcosa sa fare, anche se non dovesse fare niente. Però un'esperienza del genere, comunque un'esperienza che vale la pena. Io vorrei dire che adesso io non entro in merito alla Silvia, cosa abbia vissuto, in che condizioni sia andata, ma è chiaro che se qualcuno viene nelle nostre missioni, vive con noi, cioè noi non ci sogniamo neanche di mandarla in un villaggio, di mandare una persona in un villaggio da sola, non esiste, cioè poi se succede qualcosa, cosa facciamo? In agosto saremmo dovuti andare nel Sahara occidentale in due gruppi, cioè noi da un mese abbiamo messo una X sopra perché insomma, supponiamo che adesso il 15 di giugno si possa andare nel Sahara occidentale, ma tu ti immagini se noi siamo lì, si chiudono le frontiere, cosa facciamo noi 10, 12, 15 persone nel Sahara per 4 mesi, cioè... Bisogna anche tenere i piedi molto per terra, per cui la gente che va nelle nostre missioni intanto vive da noi, nella casa della missione, si vive insieme, si lavora insieme, si mangia allo stesso tavolo, quindi diciamo che non andiamo in cerca di pericoli lontano da questo, poi può sempre succedere qualcosa, mai si sa, ma anche qui in Italia può sempre succedere qualcosa, vai fuori dalle porte di casa, nessuno dice di no. A parte i viaggi missionari, se io penso solo quest'anno, allora a dicembre scorso ci sono stati un paio di gruppi che sono andati in Guinea-Bissau, uno a Bissau, un altro da Padre Carlo Andolfi a Cassin, dove si sta costruendo una scuola. A gennaio c'è stato questo gruppo di Passirano con Padre Natalino Favaro e Marcellino, che lì da anni loro si sono fidelizzati e pian piano si sta ampliando il centro sanitario. A marzo dovevano andare due medici di Palermo e proprio quando è scoppiato tutto sto pandemonio, che è una pandemia, loro mi hanno detto cosa facciamo, dico guarda io non so cosa dire, cosa fate, cioè per essere sicuri siamo a casa perché vediamo cosa succede, meno male che sono rimasti a casa, quindi due medici che andavano in Guinea-Bissau. So che c'era un altro gruppetto che sarebbe voluto andare a maggio e quattro medici che il mese di agosto sarebbero voluti andare sempre a Farim da fratello Benoit. C'era la possibilità per, mi pare, ottobre, di due persone andare a Mangarungu, Senegal, sempre a livello insomma, sanitario, eccetera. E quindi per dire c'è la possibilità di fare un'esperienza, ma poi... Sospeso, però in futuro si potrà riprendere, immagino. Sì, io me lo auguro. Io dico, guarda, sicuramente è un'esperienza ricca, 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 ricca. Ieri è passata di qua perché lavora nella ristrutturazione di questa casa, non so se tu la conosci, Angelica Sara Giacobbi, la quale mi pare 3-4 anni fa è stata non so dove, in Senegal o in Guinea-Bissau, è ancora con gli occhi lustri, lucidi, mi parlava della sua esperienza di quei 20 giorni, di quello che lei ha vissuto lì, quindi sicuramente ti marca l'anima, ti marca lo spirito. Ne approfitto per leggerti un paio di messaggi di Dario Natoli, che salutiamo. Ciao Dario! E allora lui scrive intanto sul progetto Talita Kumb, di cui speriamo di parlare se riusciamo a recuperare Antonio, altrimenti ne parliamo noi. E dice: il progetto Talita Kumb è stato condiviso dal gruppo missionario di Patti, che è uno dei nostri gruppi più attivi e dei nostri benefattori più attivi, diciamo.
attraverso Padre Peppino Palumbo, che è missionario in America Latina. Mi sembra che non sta più in Uruguay, Padre Peppino, o mi No, sta sbaglio? in Paraguay. Esatto, Paraguay, però stava in Uruguay. sempre nei guai sta. Sì. Ex parroco della parrocchia di San Nicola di Bari, di Patti, a suo tempo gestita dagli Oblati. E poi dice: nel 1989 io e Letizia siamo andati per la prima volta in terra di missione a Gilas, Gilas Gilas. e tutte le varie missioni. Da allora non abbiamo mai abbandonato la terra di missione, ancora oggi siamo parte di quel popolo. Eh sì, infatti questa è la, come la chiamano, la procura distaccata di Patti. Esatto. No, sono forti. Allora, attenzione, abbiamo recuperato Padre Antonio, forse. Vediamo. Speriamo, speriamo. Oilà, rieccoti qua. È un problema con la connessione perché in questo momento tutto l'Uruguay si sta connettando con la videochiamata e quindi ci sono classi e sì, e la connessione è scarsa. Antonio, Già anche per la proiettare le messe è stato un problema in questi giorni, però vediamo. senti, Ascolta un attimo, Scusate. ci sono degli amici dall'Australia che ci stanno ascoltando. Ah sì, c'è un commento. Sì, ciao caro, ciao. Vai Antonio. Allora Antonio, allora Padre Flavio ha già detto qualcosa sul collegio, nell'attesa, diciamo. Ci sei? Antonio, non c'è Vai più. alla miseria, ma non è possibile. Come non detto. Guarda. Niente, il collegamento è così che dobbiamo fare. Ci è andata bene col Senegal, ma con l'Uruguay. Vabbè, pazienza. Ma io ho due paroline e poi se lui se torna attivo. Sicuramente completa perché lui è operativo in quel posto. E Talita Kum esiste ormai da diversi anni, più di una decina d'anni, credo una dozzina, forse anche più di una dozzina d'anni. E è un centro dove si impara un mestiere praticamente. Ci sono sei atelier, so che c'è quello di computer, c'è quello per imparare a leggere e scrivere, c'è quello di ferramenta, insomma. Cucina. Cucina, brava cucina, infatti ho mangiato pure lì, quindi bisogna pur gustare i piatti locali. E cerca di rispondere ai bisogni di una gioventù, che non ha molte possibilità, di una gioventù che è ai margini come realtà sociali, perché mezzi ne hanno pochi, pochissimi o quasi niente, quindi si cerca di dare delle possibilità a questi ragazzi. Sono 70 ragazzi ogni anno, ragazzi e ragazze, evidentemente, talvolta anche con problemi anche grossi alle spalle, problemi familiari, insomma non stiamo qui a descrivere quanto succede. Sicuramente questi ragazzi altrove non avrebbero la possibilità, uno perché magari non hanno la possibilità finanziaria di pagarsi gli studi, o questi corsi, e poi perché le realtà psicologiche che hanno vissuto sono state veramente catastrofiche talvolta. Ricordo l'anno scorso, in agosto, quando stavo lì insieme a due spagnoli, di un paio di ragazzine che sì, poi io ho intuito che c'era qualcosa che poi Andreina aveva detto, guarda che quelle due hanno vissuto questo, 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 capisci perché ci sono certe reazioni, eccetera. Il fatto di poter avere un punto di accoglienza, un punto dove ti senti un pochino in famiglia, dove puoi imparare qualcosa, dove convivi e condividi con altri ragazzi e dove puoi imparare un mestiere, insomma, penso sia importante. È una bella struttura, francamente è una bella struttura. Tenerla in piedi costa non so quanti occhi della testa costi, perché per ogni ragazzo, per ogni ragazza, so che la spesa è abbastanza importante. E
A livello procura ci si è impegnati agli inizi quando si trattava di costruire, d'altra parte la procura non può impegnarsi a mantenere alle spese di funzionamento di una struttura. Quando ero in Senegal, quando la gente ci chiedeva di costruire una scuola, la nostra risposta era sempre questa, cioè noi ci impegniamo, anche voi però vi impegnate, voi gente, noi ci impegniamo a trovare il terreno, anzi lo troviamo insieme, troviamo i finanziamenti, li chiediamo ad amici, alla procura e tanti altri, per poter costruire l'edificio, però magari anche lì, attraverso la procura, si compra quello che lì non trovi sul posto, quindi il cemento, il ferro, insomma, piastrelle, il legname per i banchi, il tetto, tutto quello che serve, però voi sul posto la sabbia potete andarla a raccogliere al fiume, quindi andateci e portatela, i sassi per fare la ghiaia, per fare il cemento armato e tutto, si può dare. C'è il gruppo di muratori che lavora, pensateci voi a dar da mangiare, eccetera, eccetera. Quindi già nella fase di costruzione c'era una partecipazione da una parte e dall'altra, e questo è importante, è sempre importante il contributo locale, perché dicevo io, gratis non c'è niente, e anche per la pioggia in Senegal bisogna pregare, e pregare parecchio. La gente sorrideva, e giustamente poi la gente, perché è interessata, la loro parte la faceva. Una volta fatta la scuola, noi a quel punto ci mettevamo da parte. Potevamo assicurare magari la gestione delle cose, però no, non possiamo continuare a cercare finanziamenti per far funzionare la scuola. Allora dicevamo alla gente, perché la struttura resti in piedi, ci vogliono almeno un paio di cose, due fondamentalmente per una scuola. Che ci sia un buon effettivo di alunni, un buon numero, che se ce ne sono 10, meglio che chiudiamo baracca, però la scuola deve avere un buon numero di alunni, che è qualche centinaio, perché lì bambini, ragazzi e ragazzine ce ne sono, e che poi quelle piccole rette scolastiche siano assicurate, perché è vero che ci sono le adozioni a distanza attraverso la procura, però è anche vero che, insomma, voi sul posto, i figli sono vostri, è vostra gente, e anche nostra. Proprio stamattina parlavo con un signore, oggi, del Camerun, che mi ringraziava perché lui e sua sorella, tramite amici, avevano potuto studiare. E io gli ho risposto, guarda che vi abbiamo voluti bene quando stavamo lì, continuiamo a volervi bene nella preghiera, quello che possiamo, eccetera, eccetera. Però la gente questo se lo porta nel cuore per tutta la vita, insomma. Quindi è importante che le cose siano chiare. La procura delle missioni, attraverso tanti amici, tante persone, eccetera, fa una parte, poi è chiaro che il resto torna alla gente locale, insomma. Il centro Talitacum, sì, lì è un po' un caso un po' particolare, perché almeno per la provincia mediterranea è l'unica realtà dove si può imparare un mestiere, sì, ce ne sono anche altre, però non a un livello così qualificato come Talitacum. Anche in Senegal ce ne sono state, ne abbiamo fatte a Parcellassenia, Dakar, eccetera. Però Talitacum è veramente, sia come ambiente, sia come spirito di lavoro, sia come condivisione, sia come, ripeto, qualità di insegnamento e di luogo e di quello che è a disposizione, veramente un po' unico di quello che abbiamo noi come provincia mediterranea. Poi come congregazione lì penso che ci siano altre realtà belle in giro per il mondo. E allora, so che sono 70 i posti disponibili ogni anno. Padre Antonio, parlavamo qualche giorno fa, diceva se non fosse possibile da 50 portarli a 120. Perché 120? Se ho ben capito, 120 perché... avendo un numero così, potrebbero beneficiare di alcuni aiuti da parte dello Stato dell'Uruguay, cosa che adesso è fatta in termini, sì, diciamo importanti, ma non sufficienti per tenere in piedi tutta la struttura Talitacum, questo centro atelier di impara un mestiere, impara l'arte, mettila da parte, insomma. Quindi stiamo vedendo un po' cosa possiamo fare per poter dare una mano, e vedere se nel giro di un anno, ma
adesso con questa situazione di corona in giro per l'Italia, per la Spagna e tutto quanto, anche noi siamo un po' bloccati, ma speriamo, insomma, di poter dare una mano ad ampliare il centro. Una sorta di viaggio con questo progetto, e dei gruppi giovanili in Spagna si sono proprio presi cura dell'aspetto di sostegno, no, della scuola. Però effettivamente è una scuola che ha sempre bisogno di sostegno, e per quello che si può fare, anche se poco, però almeno un po' di supporto economico cerchiamo di darlo ogni anno. Avevamo fatto pochi anni fa avevamo fatto una stima che, diciamo, il progetto doveva essere sostenuto con circa 90.000 euro all'anno per essere portato avanti. Ieri Antonio diceva che le cifre adesso sono più alte, no? Perché veramente la qualificazione dell'insegnamento, la qualificazione della scuola e tutto chiaramente comporta anche dei costi. Sì, è vero. Beh, so che nel passato recente c'erano dei gruppi qua in Italia che sostenevano Talitacum. C'è un gruppo in particolare a Madrid, a Pozuelo, come si dice in spagnolo, che continua, mi pare che si chiami proprio Talitacum, è un gruppetto di ragazzi, di giovanotti, universitari, c'è anche chi lavora, e loro animano, fanno animazioni, si inventano anche loro quello che possono inventarsi, per poter fare raccolta fondi e mandarli come sostegno al centro Talitacum Montevideo. Sì, è un centro che fa, diciamo, in cui sono seguiti questi ragazzi, ma anche le loro famiglie. Antonio ci raccontava questa cosa del sostegno, che è un sostegno un po' che segue, non solo il ragazzo, ma cercano di sostenere l'intera famiglia in questo percorso, in qualche modo, no? Sì. Veniva in mente che oltre a questo, io non so come chiamarlo in italiano, so che nella zona lì di Montevideo, del Cerro, dove stanno, ci sono anche dei centri, non sono proprio dei centri sociali, non saprei come chiamarli, insomma dei centri, dei punti di riferimento per le realtà sociali, sia a livello giovanili, sia a livello familiari, soprattutto anche per le donne. Quindi è un altro aspetto che i nostri oblati seguono in questa zona, dove, a dire la verità, noi della procura non ci è mai stato chiesto niente, quindi se si hanno trovato i fondi a livello statale lì in Uruguay, tanto meglio, quindi anzi ben venga, è quello che ci auguriamo per tante cose anche in Senegal, Guinea-Bissau e in altri paesi. Sì. Comunque abbiamo tutti i nostri benefattori anche ad avere a cuore questa realtà, perché è vero, i progetti che seguiamo sono tantissimi, come detto prima, sono stati l'anno scorso. Allora, nel 2019 erano 33. Ed è il motivo per cui l'altra volta dicevamo che c'è anche un po' un calo delle adozioni, del sostegno, sì, a distanza, proprio perché sono aumentati negli anni il numero di progetti, sì, che riusciamo a seguire, no? Sì, sì. Per cui giustamente i nostri amici benefattori un po' si dividono sui vari progetti e sulle urgenze anche, no? A volte ci sono le urgenze che prendono più, però veramente se si ha un po' a cuore tutta la missione, anche questa realtà dell'Uruguay, tutto questo aspetto educativo in Uruguay, è importante da sostenere. Certo. Accennavo la volta scorsa, 3 settimane fa, che padre Raffaele Grasso, che era stato alla procura delle missioni, aveva a cuore le adozioni a distanza, ma in quel tempo, parliamo degli anni 2000, 2005, 2006, e la procura delle missioni era questa la realtà, era quasi solo questa la realtà, le adozioni scolastiche a distanza, il sostegno allo studio di bambini, bambine, ragazzi, eccetera. E padre Nicola Ventriglia ha continuato bene, molto bene sotto questo punto di vista, infatti erano parecchie, avevano dei numeri veramente importanti come adozioni di sostegno. Dal 2012, pian piano, come adozioni
come sostegno scolastico, siamo diminuiti, anche l'anno scorso siamo diminuiti di una trentina di unità, siamo sulle 900 un po' meno adozioni a distanza. E però, oddio, adesso i motivi per cui si cala sono tanti, non stiamo qui ad analizzare tutti i motivi, però sicuramente c'è anche il fatto che dal 2012-2013 padre Adriano, il procuratore prima di me, ha iniziato e portato avanti, e secondo me ha fatto anche molto bene, la realtà di sostenere dei progetti, di progettini nelle nostre missioni, quindi attraverso la procura delle missioni. C'è una missione, so che a Temento, io quando stavo a Temento, in un anno abbiamo fatto una quindicina di pozzi. Lì a Temento, nel sud del Senegal, a 10, 12, 15 metri trovi l'acqua, quindi puoi permetterti di fare più pozzi nei villaggi. Altrove, magari, dove trovi l'acqua a 40, 50 metri, invece di 15 pozzi ne fai 4, 5, 6, insomma. E le realtà di costruzione di scuole, le realtà di dispensari pronti soccorso, insomma, padre Adriano ha iniziato e ha portato avanti il discorso attraverso tanti amici in Italia e in Spagna di aiutare le nostre missioni attraverso progetti che danno una risposta a dei bisogni della nostra gente, insomma. Io credo che come procura delle missioni le forze che abbiamo, portiamo avanti evidentemente le adozioni a distanza, anche perché se vogliamo un'adozione possiamo considerarlo un progetto. A questo punto i progetti diventerebbero un migliaio di progetti, però non è tanto questo il discorso, ma già una famiglia, una persona, un uomo, una donna qua in Italia, in Spagna, che dice... fra l'altro, dall'ultima diretta Facebook che abbiamo fatto 3 settimane fa, e diciamo abbiamo guadagnato fra virgolette una ventina di nuove adozioni, quindi questo è importante, vuol dire che diamo la possibilità a una ventina di bambini in più di poter frequentare la scuola in Guinea-Bissau soprattutto e in Senegal. E quindi il discorso delle adozioni a distanza, certo, lo portiamo avanti, come no, lo portiamo avanti, sì, perché è importante. Però anche il discorso dei progetti dà un'altra possibilità a diversi gruppi in Italia e Spagna, insomma, di poter contribuire in maniere diverse e magari anche di, perché no, un giorno di andare a vedere cosa si è realizzato. Io ricordo gente che è venuta a trovarmi in Camerun e in Senegal e che ne so, vede la classe, vede la targa ricordo di chi ha dei benefattori, dice: ah, guarda dove sono finiti i nostri soldi. Oppure che hanno mandato, che ne so, la rete Frangisole per poter fare le celebrazioni all'aperto. Ma guarda, questa è quella che abbiamo comprato noi, che abbiamo mandato col container, eccetera, eccetera. Quindi fa anche piacere, parlavamo prima di viaggi, se qualcuno si reca a trovare, a far visita ai nostri missionari e magari si hanno portato avanti un progetto, anche a rendersi conto di quello che si è fatto su quel posto, quindi sicuramente si è anche contenti di vedere come sono stati spesi questi soldi, che lo so, costa fatica raccoglierli, perché 20 anni fa ce n'erano tanti che giravano, oggi ce ne sono parecchi di meno, insomma. Riusciamo a recuperare il tuo padre Antonio. Sì, credo che ormai l'abbiamo perso. Sì, ci sono grossi problemi con la linea e con la connessione lì in Uruguay, quindi purtroppo oggi è andata così. Però sì. Vabbè, allora noi cercheremo di mettere un po' di notizie anche su Talitagum sulla nostra pagina Facebook nei prossimi giorni. Ci sarà... Mi ha detto padre Antonio che hanno fatto il nuovo sito della scuola, quindi lo potremo pubblicare, e anche i materiali che mi ha mandato, quindi sicuramente nei prossimi giorni potremo continuare a parlare di questo e a fornire altre informazioni. Poi chiaramente se qualcuno avesse delle domande o delle, diciamo, delle richieste può contattare la procura e rispondere. Certo, sì, certo. Va bene, ma penso che più o meno possiamo anche fermarci qui, sono un'ora abbondante che siamo in diretta, quindi dispiace che padre Antonio se n'è andato così, però. Vabbè,
faremo un'altra volta. Non fa parte dei rischi delle connessioni con altra parte del mondo, sì. D'accordo, Angelica. Ok. Allora salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito. E sì. Chi vuole può condividere il video anche con altre persone. E ci rivedremo presto. Prossimamente, sì. Speriamo con un collegamento funzionante con un'altra realtà delle nostre missioni. Sì, 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 ci speriamo. Anch'io ringrazio Padre Antonio, anche se è partito a bersi il suo mate. No, ma ringrazio anche quanti ci seguono. Colgo l'occasione per ringraziare tante persone, tante famiglie, tanti gruppi, tante parrocchie che hanno a passione, tengono nel cuore queste persone che hanno un po' meno di noi. L'altro giorno, se mi concedete qualche... L'altro ci salutano anche da Somma. Vedi, eccoli qua, sì. L'altro giorno ricordavo ai miei confratelli qui in casa, perché Papa Francesco l'altra mattina ha ricordato ci sono tante pandemie nel mondo. Allora, nei primi 4 mesi di quest'anno, fino al primo maggio, i morti a causa della pandemia coronavirus erano, non so, sui 240-250 mila, purtroppo. Però, diceva Papa Francesco, ma noi teniamo a mente che in questo periodo sono morte più di 3 milioni di persone a causa di fame. Anche questa è una pandemia, diceva Papa Francesco. Io sono andato a spulciare un po' in qualche sito del Programma Alimentare Mondiale, della FAO e di altri. Ho visto delle cifre impressionanti, cioè io sono rimasto impressionato. Allora, in questi 3-4 mesi di malaria sono morte quasi 400.000 persone. Ne sono morte 240-250.000 di coronavirus, di malaria nello stesso periodo quasi 400.000. E noi, diciamocelo, non abbiamo messo in moto tutti i mezzi che si stanno mettendo, giustamente, non dico di no, per il coronavirus, però per la malaria non l'abbiamo fatto. Eppure c'era gente che 50 anni fa chiedeva, diceva, io ero ragazzino, ero bambino, mi ricordo 40 anni fa, debelliamo la malaria nel mondo, purtroppo, è ancora lì. Parlavamo di cifre da fame, veramente da fame, purtroppo, perché 3 milioni e mezzo, 4 milioni di persone che ancora non hanno, che muoiono di fame, cioè questo di fronte a Dio non è giusto, non è giusto. Le cifre, c'erano parecchie altre cifre, ma ha colpito in modo particolare poi un'altra cifra spaventosa. In questo periodo, non so come abbiano fatto questi calcoli, dove abbiano le fonti, parlavano di 14 milioni di aborti, cioè, spaventoso anche qui. C'era un'altra cifra di suicidi, parlava di 300 e passa mila suicidi in 4 mesi in giro per il mondo, cioè, ovviamente sono cose... Papa Francesco aveva ragione, sono delle pandemie. Allora noi viviamo adesso questa emergenza, pandemia, coronavirus, però teniamo a mente anche queste altre pandemie, perché c'è gente che ci soffre, purtroppo, e se possiamo fare qualcosa, bene. Sicuramente già il fatto di pensarci e di pregarci sopra, secondo me, è importante. Almeno aver coscienza di questo, portarli a Dio nella preghiera e parlarne. Parlarle è già importante. Coronavirus è l'occasione per noi, per la nostra. Sì. Va bene. Allora, credo che ringraziamo tutti, ci sentiremo prossimamente, vediamo quando, vediamo con chi, vediamo come. E grazie di questo pomeriggio, di averci ascoltato. E vi auguriamo ogni bene. E io vi assicuro anche, ho tempo, però non sto con le mani in mano perché ho tantissime cose da fare in questi giorni, però ho anche tanto tempo per la preghiera e vi assicuro che con i miei confratelli qui di casa ogni giorno portiamo nella preghiera, portiamo a Dio
la gente nelle nostre missioni, la Chiesa, tutta la gente indistintamente, e anche tutti quanti voi, perché la procura delle missioni siamo noi, siete voi. Vi portiamo a Dio nella preghiera e vi ringraziamo di tutto quello che siete e che fate. Ok, allora grazie a tutti. Grazie, ciao. Ciao. Ciao, ciao.